Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Tra l'altro, raga, oggi ho scritto hola sul serio, mi ha scritto Roberto, ciao tizio, cioè ormai Roberto non muore bene più. Dopo tutte le basi che sono scoppiate nel giro di non so quante season, perché sinceramente credo di aver perso il conto. Questa forse è la sesta, la verità. A parte questo, sono crashato, non ci credo. Invece no, è incredibile, ti dà una botta da lag, di quelli che... wow. Pazzesche. Allora, oggi vorrei provare a prendere un basilisco e così poi il Carchino su vada a pia con Nico. Potenzialmente perché poi è abbastanza divertente vedere Nico che missa la testa del Carchino su qua catapulta, quindi secondo me ci sta. Allora, vediamo un attimino. Me ne andrei di qua, zona del portale, perché spesso e volentieri qualche basilisco comunque c'è. La verità. Per quanto riguarda l'arena, secondo me i megalosauri di Nico, l'arena easy, la fanno veramente easy. Però, se riuscissimo comunque a trovare una sella progetto, almeno blu, è proprio male, non sarebbe, la verità. Allora. Oioi. Ma sono un attimo perso, ma sa, aspettate un attimo. No, più o meno dritto per dritto, ok. Sto a vedere cose. Non sto a toccare niente. No, raga. C'è. Ok. Io non rompo mai questo gioco. Cioè, lui palesemente si rompe da solo. No, perché purtroppo, veramente, tutto serve col fatto che io sono al 600. Col fatto che comunque siamo su un server. Quindi le creature selvatiche, come le killer, spawnano praticamente quasi instant. Cioè, prende quelli lì, raga. È veramente una cosa. Wow. Infatti ha detto pure Raven. Ma era uno, sono diventati 1000. Non si può, infatti, cioè, su. Pienamente d'accordo. Infatti, quasi quasi dopo glieli metto al market un po'. Allora, a parte come sta a fa girare la testa di questo drago roccio, che sta a fa cose, cioè, veramente. Guarda che sta qua. Bravo, sali sopra, va bene così, basta. Sta tranquillo. Allora, l'opzione più semplice è trovare il basilisco qui, perché spesso comunque 1, 2, comunque c'è su. Altrimenti tocca andare nel bioma blu. Il problema è che quando io vado nel bioma blu, potenzialmente i cani bulbo se ne scappano, perché mi vedono e dicono, oh no, questo ci va a fare una brutta fine, meglio andare via. Quindi vediamo un attimino. Allora. Effettivamente dice pure Roberto. Che comunque tocca puntare i livelli vanilla perché a 600 effettivamente è abbastanza wow. Comunque siamo sfortunati, non c'è neanche un basilisco, mannaggia, guarda, incredibile. Facciamo una cosa. No, aspetta che c'è invece. Dimmi se è il livello alto, dai, dai, please. 380. Me lo piglio qua, ma perché è un attimo più tranquillo rispetto al bioma da sotto. Se andiamo al bioma da sotto, quello azzurro, è un mezzo casino, vedo. Ok. Gli ho dato un piccolo morsa, vedo. E devo togliere pure questo, ma perché fa così poco oggi? Ma correggo, forse era più tranquillo nel bioma azzurro, sapete, qua su. Che qua la luce almeno non arriva nei Nemesis, poi invece sta arrivato tutto. Che caspita è? Novi Raptor? Non lo so, è roba. Ma. Cioè era mini, non si capiva. Fortuna non mi sono fatto questo. Cioè in te i colpi mi sono fatto, ce l'ho trovato. È più craft ascendente. Una quantità di polimero esagerata, a parte che non c'è il progetto. Anche se avrei preferito la sella del Megalosauro Progetto. La verità. Vieni qui, bello de zio. Dai, magnatelo vetto. Su. Ok, l'ovetto si è magnato. Allora, un altro.
No, non mi ho shotta, mannaggia, che tu dici. Il problema è che ora deve anche calare via la fama, ma sa. Però se sagra sullo stego, potenzialmente sono cavoli, quindi... Un attimino. Allora. No, ok, si è ammagnato l'ovetto, però. Lo toglie solo lo stego da... No! Ok, non si è resettato. Ho fatto un mezzo guai, però mi sa che ha perso qualche livello, mannaggia. Tartarugo, per favore. Caspito. L'ho proprio mezzo rovinato, sto basilisco. Che purtroppo gli ho tirato un morso. Non volevo, però purtroppo, cavolo. L'altro ha perso il 55% di efficacia, quindi comunque, cavolo. Va più a metà dei livelli che dovrebbe pigliare. Perché non mi segui? Bravo. Ma glitchato. Ma incredibile comunque, cioè veramente, guarda. Bravo, vatti a mangiare l'ovetto. Dai, bravo. Ora mi sei piaciuto. È bellino però, la verità, eh. Mi dispiace, non è del livello massimo. È più che altro che io ho tirato il morso, caspita, io ho fatto perdere un po' di livelli. Allora. Poi ci controllo comunque, appena spawna un altro livello alto. Ma tu ti puoi accoppiare, tipo. Sfizio, fa vedere un attimo. No, che caspita ho attivato. L'altro lo potete mettere anche in modalità torretto. Non so se si accoppia, però. Secondo... Spero di sì, perché potrebbe essere abbastanza interessante. Allora, vediamo un po'. 610% danno. E c'è il potenziamento di coppia. Ho visto una cosa che non mi ricordavo, però. Ah, ma un po' di torpore lo fa. Fa 200... No, quanto fa? Sì, 208 danni gli ha fatto, però gli ha fatto quasi 600 torpore. Però comunque fa domestica, non credo sia il massimo. Più che altro non capisco perché caspita è immobilizzato questo. Che cavolo? Ma non ho capito che cavolo sta succedendo. Allora. Diciamo che in linea di massima lui è utile più che altro per trasportare. Cioè se vedete comunque c'è un casino di peso. Poi con un livello comunque ne viene una buona quantità. Come vita non sta messo male. Per quanto riguarda il danno... Doppiato in testa, in realtà è meno di quello che mi ricordavo. Speravo non facesse un po' di più la vita, mi ricordavo tipo 85 danno di base, in realtà no. Purtroppo. 335 è più o meno 52-55, qualcosa del genere, mi sa che a 55 non ci arrivo. Allora, vai giù per favore. Diciamo che in linea di massima non è male, ma non mi ricordavo fosse tanto più forte, però la verità. Ma fatto Roberto, ma a piedi? Secondo te? Ma che cavolo? Ecco qua, crasha tutto, invece no. Aspetta, però un po' di danno lo fa, non tantissimo. Però sinceramente mi ricordavo fosse molto più forte. Evidentemente mi ricordo male. Palese. Peccato. Allora.
Mamma mia, quanti raptor. Vorrei un attimino. Eccote qui. Andiamo a vedere se riesco a recuperare qualcosina da progetti nel bioma blu. Perché se non ricordo male, comunque lì da drop ne spawnano diversi. Ci facciamo un attimino una planata col drago d'oroccia. Perché se tante volte abbiamo un minimo, ma proprio un minimo, di fortuna. A parte vorrei anche i più malucenti, che quelli sono veramente sfiziosi, anche soltanto per tenerle in base. Allora, c'ho qualche moneta? 670. Piglio un paio di semini. Allora, semini pianta Z, semini pianta Z, boh, ne piglio 5, facciamo 10, dai. No, ma per i limoni, ma che cavolo. Ci credo. Allora, ok, perfetto. Ma sai che faccio prima il respawn? No, faccio prima andare a casa, non lo so. No, dai, ce la faccio, credo. E purtroppo sta mappa a volte è un labirinto. Vai su. Guarda che cavolo fa, mannaggia a te. Guarda, a sto punto li abbiamo comprati, magnateli, cioè nel senso. Ah, ma già siamo arrivati, incredibile. Era tipo una scorciatoia, non ho capito. Però mi devo mettere i semini. Eccoli qui. Qualche drop per noi no, eh? Radiazioni, ma che cavolo vuol dire? Ma nel bioma blu. Possibile. C'è qualcosa che non tocca. Ma? Roba strana. Quello era bello il 500 però. No, va bellino, ma piglia a te, aspetta. Oh oh. Non può abbandonare, oh, dove vai? Mannaggia. Allora, esegui il gesto. Sti caspita di cose, oh. Basilisco contro tutti, incredibile. Comunque assurdo, è meglio girare col megalosauro che col drago d'oroccia, cioè nel senso. Pensa che sono troppo vicino al bioma rosso, però. Ma nemmeno un drop per noi, cioè è tristissimo così, ma che cavolo. Quello vicino a casa da Giammo, c'era un botto tipo. No, perché i megalosauri sono buoni, però senza trovare almeno una sella, non dico tanto, blu. 45-50 d'armatura è un attimino tragico. Ma che cavolo! Ha fatto tipo l'arcobaleno. Ok. Se me lasciate stare, in realtà io lo lascerei anche in pace, cioè nel senso. No, no, c'era tipo un ragnetto mini in bocca. Megalosauro, cioè, però. Pure tu. Non è che sei proprio troppo simpatica, la verità. Comunque, per quanto riguarda i drop, a parte quei tre. Non ne ho visti più, mannaggia. Allora, armor recuperata. Si può ripartire. Tra l'altro Roberto ne ha trovato uno al 600. Però sinceramente mi ricordavo fosse molto più OP. Quindi va bene così. Cioè sinceramente per il danno che fa. Grazie, ma fa nulla. Infatti ha detto pure lui, il migliore è il megalosauro, ragazzi. C'è poco da fare. Cioè, il megalosauro veramente è.
A mappa sua. Poco da dire, poco da fare, poco da aggiungere, perché comunque il danno è alto. A differenza delle mappe, diciamo, di tutte le altre mappe in realtà. Qua almeno sta sveglio, il che è incredibile, visto che sulle altre mappe praticamente la maggior parte del tempo dorme. Quindi comunque è top, veramente. Ma possibile che non ci so drop? Cioè mi sembra assurdo. Veramente. Non sto a capire che cavolo di creatura era. C'era tipo un Rock Drake con 7-8 Seeker, non si capiva un cavolo, cioè stranissimo. Di là no, non si va da nessuna parte. Caspita, ma è possibile che non c'è neanche un drop? A parte c'è un Reaper, 140. No, va bellino il primo lucente. Però sto Reaper mi rompe le scatole fino alla fine dei secoli. Che poi pure lì il Reaper non è male. Però torniamo sempre lì. Il Megalosauro, caspita, raga, è troppo meglio. Cioè fa quasi il doppio del danno. Vabbè che ci sono quelli dei Nico che ormai sono a dir poco OP, cioè nel senso. Mi fa un giro di qui. Qua che roba c'è? Niente. Oh mamma mia, ma che è sta roba? Oh! Ma che sito pazzo? Fuggi sciocco! Fuggi! Oh cavolo! Sapete come si dice in questi casi? Si passa dalla padella all'abbraccio praticamente. Anche se, non siete un cavo. Ma dove caspita sono finito? E tu per forza mi dovevi inseguire, fatti tu no. Va via, sciò. Cioè, non ti ho fatto niente, steppa tutto da solo, tutto. Cioè, ce n'era uno, sono diventato due. Un cavolo. Ok. Ma in che strano posto sono finito? Vabbè, qua non si continua, però. Cioè, perché fa tutta sta grotta così e poi non c'è niente dentro? Boh. Ma vabbè. Ok. Strano. Indubbiamente. A sto punto carico pure stamina, cioè che c'è sotto. Cioè, nel senso. Anche perché qua sotto ci sono diversi Reaper, la verità. Eccoli. Mannaggia, e via. Dai, su. Ole. Aspettiamo un attimo la stamina. E poi riprendiamo. È strano comunque che non ci sia veramente nessun drop da queste parti, cioè nel senso. Ci sono più drop nel bioma blu che in quello rosso. Ora ho parlato e ce ne abbiamo uno davanti. Purtroppo finché non ti avvicini ad un tot non si vedono. L'avevo visto roba per un attimo. No, un Rock Drake. Mega lo so. Dimmi che è blueprint. Dimmi che è blueprint. No! Però almeno sappiamo che la casella si trova dei drop viola. Il che già è positivo. L'unico problema è riuscire a trovarlo a progetto. Ma andrebbe bene pure con 50 d'armor il gioco. Non è che dico, ma devi fare l'ascendente. Però, insomma. Qua dove si va? Superficie? Decisamente no.
No, questa che... Aspettate un attimo, mi ricordo pure dove l'artefatto. Devo stare solo attento a non aggra tutto. Allora, se non ricordo male, considerando la mia memoria, se mai ricordo veramente è incredibile. Allora, di là. Ok, ma sembra là in alto. No, non cade giù. Ok, tutto a posto. Falso allarme. Gira. Vai su, su, su. Aspetta, quanta roba brutta però. Ma sono un attimo disorientato, dico la verità. Mi ricordo che era dove c'è la cascata. Però non vedo l'entrata. Sto a cacciare in una di quelle situazioni del cavolo. Perché purtroppo se io scendessi giù anche soltanto per un paio di secondi, so cavoli. Ma fanno tipo con la pasta, cioè nel senso. Anche se c'è la brutta sensazione che mi tocca. Ah, si muova visuale spettatore, si muova anche lui. Ma che cavolo. No, volevo vedere un attimo così dalla cascata, no? Perché praticamente sulla destra c'è tutto, diciamo, delle gallerie, ok? E poi salendo sopra c'è l'artefatto che è dietro la cascata. Pì l'artefatto e poi uscivi dalla cascata, però a quanto pare questo è cambiato. A meno che... No, è proprio chiuso. Cavolo. Ok. Non ho capito come caspita si è appeso lui. Non è che sto a vedere i draghi, bro. Sta telecamera c'è qualcosa che non va, bro. Per l'amor del cielo, fermati. Aspetta un secondo. No. Mamma mia. Ok. Con calma. Qua sopra respira un po'. Potresti entrare là dentro per favore? Anche perché non credo ad un'antiradiazione di resistere per sempre. Ok. Tutto ciò mi sembra familiare, però. Non so quanto può essere positiva sta cosa. No, non cade giù. Ah, certo, però, caspita, mi rendi cosa semplice. Ci siamo. Megalosauro, scusa, Rock Drake, se resisti, te prometto che te faccio riposare per tutto il resto della serie. Però devi resistere.
Mannaggia sto caspita, è un Nameless, proprio qua. Per fortuna è il livello 20 quel. Ok. Via. Ok. Nice. Ora per sfizio, no? Voglio vedere se da sotto si poteva venire. Perché sono abbastanza sicuro che si poteva. Ste uova e pace all'anima sua. Non mi fanno camminare. No, cucciolo, mi dispiace. Allora, per quanto riguarda l'artefatto, comunque le coordinate erano 91.8 e 51.4. Ma questa era proprio un'altra strada. Cavolo, quanta roba! Vedete, comunque da sopra si poteva. Praticamente tocca vedere quella specie di struttura là in fondo. Ok, tutto fantastico. E ora l'uscita? Mannaggia. Ok, forse mi dovevo segnare l'entrata però, sapete? Invece no. Forse sarà più facile di quello che mi aspettavo. È incredibile. Wow, non ci credo. Veramente siamo usciti così, sì. Incredibile, veramente. Ma che dì, è stato tutto abbastanza inaspettato, però, ehi, meglio così. Per quanto riguarda le entrate, se vi può interessare, le coordinate sono 82.2 e 48.4. E niente, raga, direi che per il momento ci fermiamo qui. Ce ne torniamo a casa. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!